La Recanatese conquista il dodicesimo risultato utile consecutivo e la quarta vittoria in altrettante gare, ma quanta fatica per battere un coriaceo avezzano che, soprattutto nel primo tempo, ha dato filo da torcere ai padroni di casa. Dopo un buon inizio degli abruzzesi, la Recanatese passa alla prima occasione. Corre l'ottavo, il nono minuto quando Raparo propone un cross dalla sinistra che trova il solissimo Borrelli che al volo mette la palla in rete. Al 13° minuto è subito reazione degli abruzzesi con una punizione di De Rocis che però non sortisce effetto. Al 27° grande occasione per la Recanatese. Pera serve Sivilla che tira però in bocca a Fanti. Un minuto dopo corner di Grazioso, tiro di Manari ribattuto, poi sul proseguo dell'azione conclusione di Grazioso che finisce in angolo. Al 38° tentativo di Manari facile per Piangerelli. Al 41° Sivilla va in contropiede, cross in mezzo, Ferrante respinge, poi Borrelli va a botta sicura, ma il pallone è deviato in corner. In pieno recupero il pareggio degli abruzzesi. Nodari colpisce di mano al limite dell'area, l'arbitro fischia la punizione, sul pallone si presenta Manari che con una magistrale esecuzione mette la palla all'incrocio dei pali e fissa il risultato sull'1-1 alla fine del primo tempo. Nella ripresa è buon inizio degli abruzzesi con una conclusione di Padovani leggermente alta. Al settimo azione corale della Recanatese con Raparo che serve Lombardi il cui tiro è alto. Un minuto dopo Pera lotta con Di Gianfelice e tira però sull'esterno della rete. Al decimo grossa doppia grande occasione per la Recanatese, prima Sivilla a trovare Fanti alla respinta, poi Borrelli ad esaltare il portiere biancoverde. Al 12° altra grande occasione Recanatese, lancio millimetrico di Borrelli per Sivilla che però appoggia a Fanti. Al 44° il gol vittoria, cross dalla destra di Borrelli, Pera ci prova ma viene ribattuto, poi sul pallone vagante si avventa Sivilla che si gira e mette il pallone all'incrocio dei pali, è festa Recanatese che mantiene il terzo posto allungando sulle insecutrici, piccolo problema quando le squadre stanno uscendo dal campo, Dosa cade, crolla a terra ma poi soccorso si riprende dopo qualche minuto. Bene, veramente è dura da digerire perché comunque i ragazzi stanno dando tutto, evidentemente non basta perché bisogna dare un qualcosina in più a livello forse di attenzione, però ci stanno mettendo anima e cuore e quindi questa sarà una sfida ancora più bella da vincere. Detto bene, io sto vedendo sto campionato dal campo, fino adesso l'ho visto dalla tribuna. E non me ne vogliono i colleghi, mi sembra un po' mediocre come campionato, però squadre come la Recanatese, come il Francavilla e il Pineto le avrei volute vedere molto più in alto e quindi non lasciare a Mateli che a Cesena diciamo, la facilità di percorrere un percorso per vincerlo. Quest'anno ci siamo abituati un po' a sprecare occasioni, però l'importante, come ho sempre detto, è creare occasioni, perché poi prima o poi la palla va dentro, diciamo che è arrivato proprio sul filo di lana, però sono contento soprattutto che abbia fatto gol Sivilla, che in precedenza aveva avuto altre due possibilità facilissime per lui e non l'aveva messa a segno, perciò sono convinto che gli possa dare stimoli e fiducia per il futuro. Perciò è stato un gol importante, frutto comunque di una buona prestazione di tutta la squadra contro un avversario che sapevamo, insomma, che Si giocava molto. Com'è? Che si giocava molto. Sì, no, si giocava tanto, è una buona squadra, una squadra propositiva, come avevo detto in settimana, perciò ci poteva stare alcune situazioni, l'unica cosa che meritavamo di chiudere prima la partita, un po' per delle segnalazioni molto dubbie, per non dire altro.